Bene, beh, sono contento, ho accolto volentieri questo invito che mi è stato rivolto su questo testo che è il testo del Vangelo di Giovanni. Per parlare del Vangelo di Giovanni non basterebbero tutti i libri delle biblioteche, come dice alla fine lo stesso Giovanni, che per raccontare di Gesù non basterebbe il mondo intero per contenere i libri. Però quello che Giovanni scrive è quello che è sufficiente per la nostra fede. Perché il Vangelo di Giovanni lo dobbiamo leggere così: un Vangelo che è stato scritto per suscitare la fede, ed è stato scritto proprio con questa intenzione, perché vedremo che il tema della fede è il tema fondamentale di tutto quello che Giovanni scrive. E alla fine, se vogliamo dirla fino in fondo com'è, alla fine, quando noi ci mettiamo a leggere sto librone, che è la Bibbia, con tutte le pagine, a volte complicate, a volte contraddittorie che ci sono, quello che conta è arrivare semplicemente a credere. Si possono sapere tante cose della Bibbia, particolari, note, storie, archeologia, geografia, ma se alla fine non arriviamo alla fede, questo libro è come uno degli altri libri, che noi leggiamo per piacere, per diletto, ci fa sempre bene leggere un libro. Ma questo libro deve essere un libro che suscita poi dentro di noi la fede. E Giovanni scrive con questa intenzione. Io ho pensato, vedendo il programma che è stato proposto, che mi è stato proposto, di aggiungere un'altra cosa. E cioè che la fede nasce da che cosa? La fede nasce da un incontro. La fede nasce da un incontro, e questo incontro è l'incontro con Gesù. Non c'è una fede che nasce dalla catechesi, non c'è una fede che nasce dalla liturgia. Non c'è una fede che nasce dall'appartenenza a un gruppo, a una parrocchia. La fede nasce quando si incontra Gesù. Che poi Gesù lo si possa incontrare in tutte queste cose è evidente, nella catechesi, nella liturgia, nei movimenti, nelle parrocchie, negli istituti, in tutto quello che volete. Ma la fede nasce se noi incontriamo Gesù. E quindi la fede nasce se noi incontriamo Gesù, e il Vangelo di Giovanni è un Vangelo che ci racconta esattamente gli incontri di persone con Gesù e ci fa vedere come questi incontri, già stasera lo vedremo da subito, in quei testi che sono stati proposti, vedremo da subito come questi incontri siano gli incontri di uomini che a volte sono lontanissimi da Gesù, o addirittura si trovano opposti a Gesù, o in molti altri casi non sono minimamente interessati a Gesù, ma l'incontro con Gesù determina un cambiamento radicale nella loro vita e dunque determina in loro la nascita della fede. Allora il Vangelo di Giovanni può essere considerato il Vangelo degli incontri. E giustamente il Don Roberto Vignolo, no, che ha accompagnato voi in altri incontri, ha scritto un libro, I personaggi del quarto Vangelo. Perché gli incontri ci presentano che cosa? Ci presentano delle figure di fede, di persone che hanno incontrato Gesù e hanno tradotto nella loro vita di fede quello che è nato da quell'incontro. E proprio perché questi incontri determinano la fede nelle persone che incontrano Gesù, queste persone diventano i testimoni di Gesù. Si diventa uomini che hanno fede in Gesù per essere testimoni di Gesù. Questo è quello che ci dice Giovanni, anche proprio lui personalmente, l'autore. Vi ho scritto queste cose perché voi possiate credere, cioè io testimonio queste cose perché voi possiate credere. E tutto questo Giovanni lo fa con una bravura straordinaria, lo fa servendosi delle parole, dei concetti, servendosi del linguaggio e arrivando veramente a costruire un'opera che, come sapete, non prevede solo il Vangelo, come già avete visto lo scorso anno, ma anche un altro libro fondamentale che è quello dell'Apocalisse e altre tre letterine, chiamiamole così, che in realtà sono delle letterone importantissime, le tre lettere di Giovanni, che insieme da alcuni sono stati definiti l'insieme stesso della Bibbia. Cioè il Vangelo di Giovanni, c'è un'autrice, una studiosa donna del Vangelo di Giovanni, molto brava, Marida Nicolaci, che ha scritto appunto un corso per gli studenti dell'istituto che si chiama Istituto San Giovanni di Palermo, e lei dice sostanzialmente questo:
Noi possiamo immaginare il Vangelo di Giovanni come la Torah, cioè i primi cinque libri della, diciamo così, della storia, no? di Israele, che dicono il fondamento in cui credere. Le tre lettere come questi grandi scritti in un certo senso sapienziali, e l'Apocalisse, che alla fine diventa quella prospettiva, diciamo così, storica della fede in Gesù, che viene proiettata addirittura in una dimensione escatologica. Bella come lettura, certamente non è che Giovanni ha scritto e la scuola Giovanni hanno scritto questi testi avendo in mente questo, però una lettura di questo genere si può fare. Cioè c'è un fondamento, l'incontro con Gesù, che va testimoniato, che va tradotto sapienzialmente in una dimensione sapienziale. Cioè la sapienza per Israele non è il nozionismo, il sapere tante cose. La sapienza per Israele è tradurre nella vita. Essere sapienti non vuol dire avere dei grandi ideali. Essere sapienti significa avere degli ideali che si traducono nella vita di tutti i giorni. Perché avere dei grandi ideali e fare dei grandi proclami, a volte facendo solo questo, noi creiamo dei grossi problemi. Alla fine noi dobbiamo tradurre tutto nella vita, e questo ci invita a farlo Gesù, essere sapienti, ma essere sapienti dentro la storia, proiettarci allora in questa dimensione profonda che è la dimensione della nostra esistenza, della nostra vita. Qualcuno definisce il Vangelo di Giovanni il Vangelo spirituale. Non c'è un Vangelo più concreto di quello di Giovanni, che certamente ha una prospettiva spirituale molto profonda, ma anche qui bisogna superare quello che è l'impasse, anche quello che è un po' il fraintendimento. Siamo spirituali, quindi siamo un metro sopra terra. No, siamo spirituali, quindi abbiamo i piedi ben tenuti a terra, ben legati alla terra. Perché lo spirito che Gesù dà, dice Gesù proprio nel Vangelo di Giovanni, vi renderà testimoni, vi spiegherà tutte le cose, vi consentirà di portare la mia testimonianza dentro la storia. Allora è vero che è un Vangelo spirituale che va a toccare veramente la profondità della coscienza, dell'intimità della persona, ma tutto questo perché venga poi tradotto in una concretezza di vita, in una vita che sia appunto carne, come quel Logos che si è incarnato. Il Verbo di Dio era presso Dio, era Dio e si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ciò che è di più grande, potremmo dire di più spirituale, diventa carne, secondo il Vangelo di Giovanni. E questa carne è la carne di Gesù. La carne di Gesù che cos'è? La carne di Gesù è la persona di Gesù. La carne di Gesù è la vita di Gesù per Giovanni. La carne di Gesù sono le parole di Gesù, la carne sono i gesti che Gesù compie, i segni, i miracoli potremmo definirli, anche se Giovanni li chiama sempre dei segni. E appunto sono dei segni che vogliono dire che cosa? Che vogliono indicare qualcuno. Gesù è colui che indica qualcun altro. Gesù è colui che indica il Padre. Attenzione, questo è fondamentale riuscire a capirlo. Giovanni lo dice con un linguaggio ancora più profondo, cioè Gesù è il rivelatore del Padre. Tutti gli incontri che Gesù fa sono in funzione di una conoscenza del Padre, cioè l'incontro con Gesù apre al mistero di Dio. Non si può conoscere Dio se non conoscendo Gesù, ma chi conosce Gesù non può fermarsi a Gesù, perché Gesù lo rimanda al Padre. E giustamente qualcuno ha detto, la cristologia non è il punto di arrivo del Vangelo di Giovanni, la cristologia è il punto attraverso cui bisogna passare per arrivare al punto di arrivo vero e proprio, al traguardo, che è la teologia. Espresso in termini appunto teologici, no? Cristologia, il discorso su Gesù, su Cristo. La teologia è il discorso su Dio. Si passa dalla cristologia per arrivare alla comprensione del mistero di Dio. Non si può conoscere Dio se non si conosce Gesù, ma conoscere Gesù comporta quel passaggio alla dimensione che è appunto una dimensione teologica.
Abbiamo conosciuto Gesù, è un grande uomo, è straordinario, è la pienezza dell'uomo. Sì, vero, e poi ci aggiungiamo, ci aggiunge Giovanni, quello è Dio. Quello è Dio. Quell'uomo lì, perfetto, bravo, intelligente, sapiente, bravo, capace, quello è Dio però. Quello è Dio, bisogna aggiungerlo. Nella fede cristiana, chi vede me vede il Padre, dice Gesù. Chi vede me vede il Padre. Non dice chi vede me è sufficiente che veda me. Chi vede me riesce a vedere il Padre. Allora il parlare, l'agire di Gesù, l'opera terrena di Gesù, diventano il compimento di un'opera più grande, che è quella del Padre. Qui ci sono appunto all'interno del Vangelo proprio delle parole esplicite di Gesù. Io non faccio la mia opera, ma l'opera del Padre. Gesù inizia il suo ministero attraverso una settimana che ricorda i giorni della creazione. Cioè, per dire, guardate che io sono venuto qui per rimandarvi a qualcosa di più grande, qualcosa di pieno, che io vi farò vedere, dice Gesù, in un momento particolare della mia vita, e questo momento particolare sarà la mia passione, morte e risurrezione. Per Giovanni il passaggio attraverso la passione, morte e risurrezione di Gesù è un elemento irrinunciabile. Noi cristiani ce lo siamo dimenticato, ce lo siamo dimenticato, perché abbiamo una visione che è diventata solo orizzontale, anche di Gesù, bravo uomo, fa delle cose bellissime, quindi facciamole anche noi. Attenzione, sì, le facciamo anche noi perché le ha fatte lui, ma perché in questo modo noi ci apriamo di fatto una via verso il cielo. Giovanni su questo è molto chiaro, e il vertice della gloria di Gesù, cioè il compimento della esistenza umana di Gesù, siamo nel momento della morte, passione e morte di Gesù, dove Gesù appare chiaramente come il Cristo glorioso e il Cristo padrone di tutta la storia, che in quel momento rivela il volto del Padre. La glorificazione di Gesù che viene operata dal Padre ha il suo vertice dentro alla passione, morte e risurrezione. Non è un Cristo sofferente quello di Giovanni. Il Cristo di Giovanni nella passione non soffre come soffre nei Vangeli sinottici. Soffre prima per essere, escluso, messo da parte, quello che è il suo confronto con le autorità giudaiche, che inizia già con Giovanni Battista, poi lo si vede bene dentro la vicenda finale di Gesù. La vicenda di Gesù è un crescendo veramente drammatico, però sulla croce Gesù è Signore. Quando lo vanno a prendere nel giardino per portarlo via, chi cercate? Sono io, egoimi, che è il nome di Dio, io sono, eccomi qua. C'è la rivelazione piena, la completa, disposizione di Gesù di aprirsi a quello che è la volontà del Padre. E Gesù in questo giunge al vertice. Allora, giustamente, noi sappiamo, no, nella iconografia cristiana, i crocifissi giovannei sono i crocifissi in cui c'è Gesù che ha una veste regale con addirittura una corona d'oro, non di spine, sulla testa. Abbiamo sbagliato, abbiamo letto male i Vangeli, no? Quelli che hanno fatto una raffigurazione così hanno letto bene il Vangelo di Giovanni. E la famosa iscrizione che viene riportata appunto sopra la testa di Gesù nel momento in cui viene crocifisso è esattamente l'ironia giovannea che esprime la verità profonda di Gesù. Chi è quello lì? Quello lì è il re dei giudei, è il re dei re, è il re che ha compiuto pienamente la figura regale. E bisogna scriverlo in latino, bisogna scriverlo in greco, bisogna scriverlo in ebraico, perché è universale quella manifestazione di Gesù. È re di tutti Gesù, dei buoni e dei cattivi, è re di tutti, ed è un re che regna dalla croce.
La croce è il trono di Gesù, dove sappiamo, e questo è il leitmotiv del Vangelo di Giovanni, l'amore di Gesù regna dalla croce, non regna la sofferenza sulla croce di Gesù. Gesù che cammina verso appunto la morte non si fa aiutare da nessuno, non c'è nessun cireneo nel Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni c'è Gesù padrone, signore della sua vita, che si porta dietro la croce, che è il suo trono, la montano bene, lui ci sale su e dice: bene, adesso sono arrivato nel punto giusto, da qui io posso regnare su tutti. Come? Amando tutti quelli che sono lì e consegnando, come sappiamo nel bellissimo testo del capitolo 19, consegnando la madre a Giovanni, al discepolo, e il discepolo alla madre. Lì c'è la Chiesa che nasce. Gesù non resiste di fronte alla morte, Gesù si consegna alla morte. C'è una bella espressione di Paul Beauchamp, che è un grande studioso di Antico e Nuovo Testamento, che dice: il sacrificio di Gesù consiste nel fatto che, avendo tutto ricevuto dal Padre, si affida a Lui in tutto. Bello. Si è affidato al Padre in tutto, adesso affida tutto al Padre. E questa è la signoria di Gesù, la consapevolezza appunto di essere quell'agnello che il Battista indica, ecco l'agnello di Dio, quell'agnello mansueto che, salendo sulla croce, morendo sulla croce, riesce a mostrare la gloria di Dio, il kavod di Dio. La gloria di Dio è l'uomo Gesù sulla croce. La gloria di Dio è quell'uomo che sulla croce muore amando. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo è quello che è necessario vivere. E dentro al Vangelo di Giovanni, che cos'è che ci viene detto attraverso il racconto? Io sto facendo solo delle pennellate sul Vangelo, perché ci vorrebbe tutto un corso di un anno per introdurre il Vangelo e spiegarlo. Ma dentro al Vangelo di Giovanni che cosa vediamo? Vediamo una serie di testimonianze che testimoniano di Gesù, che testimoniano di Gesù. E allora Giovanni il Battista è colui che testimonia, che mostra Gesù come l'agnello, come colui che deve in un certo senso redimere e salvare l'umanità. Ma poi ci sono le sue opere, sono le mie opere, le opere che io compio, dice Gesù al capitolo 5, che mi danno testimonianza. Guardate le mie opere. Apro solo una parentesi. Perché è importante fare lezione divina? Visto che poi appunto sapevo già, ma poi vedendo il programma, fare lezione divina è fondamentale, perché se noi non vediamo quello che ha fatto Gesù, la nostra vita non cambierà mai. E questo è il problema dei cristiani oggi, che fanno tante cose senza aver contemplato il mistero di Cristo. Quindi tante cose che facciamo, prima si scherzava, non c'entra niente Gesù Cristo, non c'entra niente, non ce lo dice Lui, ce lo diciamo noi, fra di noi oltretutto, che è ancora peggio. Cioè la contemplazione di Gesù, della vita di Gesù, il dire: Gesù dice, ma guardate quello che io faccio, le opere dicono chi sono, e io, guardando quello che è l'opera di Gesù, posso avere una fede in Gesù e quindi fare qualcosa per Gesù o nella linea di Gesù. Questo è il punto vero. Noi non guardiamo le opere di Gesù, noi guardiamo le nostre opere, ma le nostre opere non sono importanti, perché le nostre opere devono essere ispirate alle opere di Gesù. La dimensione contemplativa non vuol dire ritirarsi in un convento e stare tutto il giorno a pregare o a dire salmi o a fare una vita dove non parli con nessuno. C'è chi lo deve fare ed è bene che lo faccia, ma tutti noi siamo chiamati a contemplare per capire il mistero che è la persona di Gesù e per capire cosa ci ha rivelato Gesù del Padre, cioè di Dio, e quindi poi anche agire.
e quindi agire e diventare dei testimoni di questo, però testimoni di queste opere che Gesù ha fatto, non testimoni delle nostre opere. Tante volte noi testimoniamo quello che abbiamo fatto noi, diciamo, ecco, la Chiesa ha fatto questo nella storia, ma cosa c'entra? Va bene, ben venga, ma io devo dire quello che ha fatto Gesù, perché è quello che ha fatto Gesù che mi salva, non quello che faccio io che salva il mondo. Certo, io partecipando a quello che ha fatto Gesù attraverso le mie opere salvo il mondo, ma devo ispirarmi bene a un'opera che è quella di Gesù. E ancora le scritture stesse attestano che cosa? Che questo figlio che è venuto dentro la storia è affidabile, come direbbe il buon Sequeira, affidabile. È l'affidabilità del figlio che dimostra come anche colui che l'ha mandato sia effettivamente affidabile. E tutto questo dentro una dimensione profondamente umana. Perché il discorso che sto facendo potrebbe portare qualcuno a pensare, beh, allora abbiamo Gesù che è Dio, quindi pensiamo solo alla dimensione divina di Gesù, no? Noi conosciamo la dimensione divina del Padre e quindi anche di Gesù attraverso l'uomo Gesù, attraverso l'umanità di Gesù. Perché sono importanti gli incontri nel Vangelo di Giovanni? Perché gli incontri fanno vedere un Gesù che è umano, che incontra gli uomini da uomo, appunto. E non è un caso che proprio nel Vangelo di Giovanni ci sia quella bellissima espressione "ecce homo", che tutti noi siamo abituati a pensare sia stata detta da Ponzio Pilato, ma in realtà Ponzio Pilato non ha detto questa cosa qui. Secondo gli studi proprio di Don Vignolo, di Don Roberto, dal punto di vista grammaticale, è un po' complicata la cosa, ma dal punto di vista grammaticale si può attribuire questa espressione allo stesso Gesù. Intelligente come cosa, chi dice che è veramente l'uomo, ciò che è veramente l'uomo? Lo può dire l'uomo, il nuovo Adamo si direbbe, no? Gesù dice, avete visto? Eccolo qui, ecco l'uomo. L'uomo vero sono io, che adesso sono incatenato, imprigionato, flagellato, vituperato, insultato, sputacchiato, anche se questo in Giovanni non c'è, questo è l'uomo. Questa è l'umanità vera che rivela fino in fondo quello che è il mistero di Dio. C'è una bella espressione di un grande padre che ha studiato appunto il Vangelo di Giovanni, mi piace dirla perché è profonda, per Giovanni è della Poterì, padre della Poterì. Per Giovanni la rivelazione messianica, cioè la rivelazione cristologica, messianica, cristologica è la stessa cosa, si compie nell'uomo Gesù, nell'uomo Gesù. Egli rappresenta per noi il luogo teologico della presenza di Dio. L'uomo Gesù è la presenza di quel Dio che noi siamo invitati a conoscere. La sua carne è il tempio di questa presenza. Distruggete questo tempio e in tre giorni io lo farò risorgere. Ma Gesù parlava del tempio del suo corpo. Perciò si tratta di scrutare il mistero di quest'uomo lungo tutto il suo Vangelo. Siamo invitati a scoprire in lui il Messia, il re di Israele, il giudice scatologico, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio, Dio. E nella passione e morte, il padre non abbandona quel figlio, non abbandona quell'uomo, non si dissocia, dice sempre della Poterì, né dal figlio in quella condizione penosa, né dall'umanità di cui rimane il creatore, né dai peccatori. Dio non lascia nessuno dentro alla passione di Gesù. Essi non sanno ciò che dicono quando designano il figlio come l'uomo, né quando gridano all'indirizzo di quell'uomo, di quel figlio, il fratello più fraterno che sia mai esistito, gli gridano in croce. Ecco, credo che questo veramente ci faccia capire come dentro all'umanità di Gesù si sia la manifestazione piena di quello che è la divinità del Padre, quindi della teologia. E il Vangelo di Giovanni, che sembrerebbe essere appunto un Vangelo spirituale, invece ha degli incontri molto molto umani.
C'è una festa di nozze, c'è il figlio di un centurione che è guarito, c'è uno che è cieco, c'è l'altro che è storpio, c'è uno che è morto. Nella vita. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù con la sua vita tocca la vita, dà vita. E tutto questo allora ci porta a dire che Gesù è il rivelatore del Padre, perché attraverso di lui si possa entrare in comunione con il Padre. Voi sapete che per Israele la cosa più importante qual è? È essere in comunione con Dio. Perché gli ebrei sono così ossessionati dalla legge? Non perché siano dei legalisti o che abbiano la legge più di altri, perché la legge per loro è l'unico modo di rimanere in comunione con Dio. E allora la legge va osservata in tutto, anche nelle cose più banali, anche nelle cose più che sembrano più marginali, perché se io la rispetto, dentro a quello ho ottenuto un'altra cosa, ho ottenuto la comunione con Dio. Io sono preoccupato della legge, perché in realtà sono preoccupato della comunione con Dio. Io devo credere, più che in Dio, devo credere che nell'osservanza della legge sono in comunione con Dio. Noi invece non ci poniamo questo problema, noi diciamo, noi dobbiamo credere che Dio esista prima di tutto. No, un ebreo non ragiona così. Per lui il problema dell'esistenza di Dio non è un problema. Cioè non si pone neanche il problema di credere in Dio, di credere che quella Torah mi fa rimanere in comunione con Dio. Ecco perché si osserva in maniera così scrupolosa. Ebbene, allora per noi la persona di Gesù, la vita di Gesù, il rivelatore del Padre, viene accolto con la nostra fede, esattamente per entrare in comunione con il Padre. Come per un ebreo l'osservanza della legge è garanzia della comunione con Dio, dell'alleanza con Dio. Io devo credere in Gesù per entrare in comunione col Padre. Devo credere, cioè, che in Lui si dà la pienezza del volto di Dio. Si vede Dio attraverso la vita di un uomo, altro che visioni. Non abbiamo bisogno delle visioni di Dio noi. Noi la visione di Dio ce l'abbiamo già dentro alla vita di Gesù. Chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato, è chiaro, Gesù. E questo lo dice prima della passione, per dire ai suoi: guardate, quando voi mi avrete visto sulla croce sfracellato lì sopra, sappiate che se credete in me in quel momento, voi avete creduto in Dio, voi siete riusciti ad arrivare a Dio. E allora arriviamo ai nostri testi che cerchiamo di prendere in considerazione, dedicando, come appunto è stato detto, cercando di fare un affondo dentro a questi due testi che sono molto belli. Io leggo il primo, il secondo lo leggerò in parte, per cogliere alcune dinamiche che poi ciascuno di voi riprenderà aggiungendo quello che il testo dice a ciascuno nella lezione che farete nei prossimi incontri. Il primo capitolo si conclude, il prologo del Vangelo di Giovanni è contenuto nel primo capitolo, ma il primo capitolo non è costituito solo dal prologo. Il prologo occupa i primi 18 versetti, una pagina straordinaria, quando si dice che Giovanni non ha nessuna pagina sulla nascita di Gesù. Vuol dire non aver capito il Vangelo di Giovanni. Giovanni ce le ha le pagine sulla nascita di Gesù, sono il prologo, solo che invece di raccontare la storia, modifiava, anche bella e interessante, come fanno Matteo e Luca, e guai a chi le toglie, perché se no Natale non è Natale, se non c'è il racconto della grotta, del come si dice, il posto, dei magi, non tiriamole via queste cose, perché se no non è più Natale. Però Giovanni ne parla della nascita di Gesù, dice di questo verbo che ha messo la sua tenda in mezzo a noi, che si è fatto visibile, che si è fatto vicino, che ci ha dato la grazia. Quindi si parla dell'incarnazione, però in quella forma poetica che è il prologo. Al versetto 19 si dice così: questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti per interrogarlo: tu chi sei? E gli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque?
Sei tu Elia? Non lo sono. Disse, sei tu il profeta? No. Gli rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania. Attenzione, qui la geografia è fondamentale. Giovanni non è che abbia, diciamo, tantissimi riferimenti geografici, ma questo è fondamentale. Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto, dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Questo primo testo, come potremmo catalogarlo? Questo testo potremmo catalogarlo come testimonianza di Gesù. Una testimonianza che è affidata a un testimone. E questo testimone chi è? Giovanni Battista. Che non è chiamato il Battista però nel Vangelo di Giovanni, questo è il punto. Perché non è importante che lui battezzi Gesù, ma quello che conta è che testimoni Gesù, è un'altra cosa. È un'altra cosa. Pensiamo bene, questo è fondamentale. Noi pensiamo tante volte a tutta la nostra dimensione di vita sacramentale e pensiamo di dare Gesù. Ma noi dobbiamo cambiare questa cosa, perché sennò è una mercificazione di Dio quella che facciamo, no? Cioè io ti do la particola, ti do Gesù. Certo, e quando fai la comunione ricevi il corpo di Cristo, ma è la Chiesa che testimonia Gesù presente in quel pane, in quel vino, in quel segno, in quel battesimo, in quel sacramento. Non è magico un sacramento, questo non si riesce a farlo capire. Cioè quel sacramento che io do ai bambini della prima comunione, quello che voglio dire, è vero e valido se c'è la testimonianza della comunità cristiana, ed è vero proprio perché c'è questa testimonianza, capite? Se no noi abbiamo fatto niente, noi vediamo un prodotto, ma noi non vediamo un prodotto. È una comunità che nella fede dice, proclama, questo è il corpo di Cristo. Ma questo bisogna dirlo, eh. Diciamo più questa roba qua. Diciamo, questo è il corpo di Cristo. Ecco, ti ho dato i sacramenti. Un paese da me, quando sono venuto a Ciappamessa, ho preso la messa, ho preso Gesù, ho preso il sacramento, ho preso, adesso ho le mie figurine, l'album è pieno, sono a posto. Non è così. Cioè quello che tu prendi, lo prendi perché c'è una comunità intorno. Ah, domenica c'è cresima, beh, vengo a messa 8:30. Ma no, devi venire a quella delle cresime, no? Perché tu testimoni agli altri che ricevono il sacramento, è lunga la messa, appunto. Stai di più lì a testimoniare con la tua fede quello che noi consegniamo a loro. A loro gli diamo il crisma con il segno del vescovo. Ma questo è sostenuto dalla fede della comunità. Se la comunità non c'è, non va bene, e infatti non funziona. Poi i sacramenti non funzionano perché sono visti come elementi dati singolarmente, no? Cioè tu l'hai preso e boh, basta, dopo ti arrangerai tu a gestirlo. Qui invece si dice un'altra cosa. Il Battista battezzerà Gesù, ma a Giovanni non interessa dire che è il battezzatore, a Giovanni interessa dire che è il testimone.
E infatti non lo chiama mai così, lo chiamerà sempre il testimone. Giovanni, il precursore, è colui che precede Gesù e gli prepara la strada. E questa è la dimensione della testimonianza. Questa, guardate, è una cosa interessantissima. Quando lo leggerete questo testo, provate a soffermarvi proprio su questa cosa. Giovanni continua a dire: no, no, non sono io non c'entro, non conto niente io, c'è un altro, viene dopo di me, avanti a me, più grande di me, migliore di me. Sembra quasi dire: ragazzi, va bene, abbiamo capito, però hai importanza anche tu, no? Se non ci fossi tu. Sì, sì, va bene, ci sono io, sono importante io, ma quello che è importante è quello che viene dopo di me. Quello che vedi passare, a cui dici: ecco l'agnello di Dio, ecco chi toglie il peccato del mondo. Fare segno. A volte io mi chiedo: ma noi facciamo ancora segno su Gesù? A volte noi facciamo segno su tante cose nostre, ma a volte non mi sembra che ci sia un segno fatto su Gesù. Poi ogni tanto lo riscopriamo e diciamo: ah sì, Gesù però è colui che dà senso alla mia vita. E appunto, però bisogna segnarlo Gesù, bisogna indicarlo Gesù. E Giovanni fa questa cosa qui. E con chi lo fa? Abbiamo sentito dal testo queste persone, i giudei, gli inviano da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. È il mondo religioso. Il mondo religioso che fa domande a Giovanni Battista. È una sorta di processo che fanno al Battista, come il Vangelo di Giovanni è da leggersi come un processo fatto a Gesù. I giudei che si scontrano appunto con Gesù. Un potere religioso forte che cerca di indagare, di scoprire la verità per manipolarla poi però, per girarla a proprio piacimento. E dentro al Vangelo di Giovanni questo termine giudei ritornerà tante volte. Non è un Vangelo antigiudaico, il Vangelo di Giovanni, perché ci sono dei giudei che, come appunto Nicodemo, che in realtà accolgono. Gli stessi apostoli, i testimoni di Gesù, sono giudei che seguono Gesù, che accolgono Gesù, che diventano suoi discepoli. Ma dentro al Vangelo Giovanni vuole dire: c'è un mondo, il mondo giudaico, il mondo di quel potere, che in realtà non è disposto a piegarsi, a cambiare, a convertire. Il popolo di Israele attende un liberatore che possa liberarlo veramente, una presenza di un profeta escatologico, appunto il precursore della fine dei tempi. E Giovanni Battista sembra incarnare tutto questo con la sua attività, con la sua predicazione, con le sue parole. Ma il Battista, il testimone che è Giovanni, dice: no, io non sono questo, io non sono il Cristo. E la testimonianza di Giovanni come viene data? Attraverso le scritture. Io sono voce di uno che grida nel deserto, come dice il profeta. Cioè la testimonianza Giovanni la dà indicando Gesù come il compimento attraverso quelle parole della scrittura che quei sacerdoti e quei leviti conoscevano bene, ma che non erano capaci di leggere e di intendere. E dove dice queste cose? Prima vi dicevo che le località hanno un'importanza all'interno della scrittura. Quando si parla di un luogo, quel luogo vuole dire qualcosa, non è semplicemente una nota: sono andato a Milano perché dovevo andare a fare la spesa. Quando si indica un nome, quel nome vuole dire qualche cosa di più. E qui che cosa si indica? Qui si indica una località, Betania al di là del Giordano. Ma cosa c'era a Betania al di là del Giordano? E l'ha trovata la Betania al di là del Giordano, con tutti i problemi che ha suscitato Betania, il nome, e poi quello che c'è sulla famosa carta di Madaba, e con i resti che non si trovavano, e tutti cercavano il luogo del battesimo di Gesù al di qua del Giordano, no? Per forza Gesù è un israelita, rimane al di qui,
E invece Gesù è stato battezzato al di là. E al di là del Giordano cosa c'era? Al di là del Giordano c'è Betania, sì, ma Betania dov'è? Betania è vicino a una località che si chiama Galgala. E Galgala cosa c'entra con la storia di Israele? A Galgala si sono accampati gli israeliti prima di entrare nella terra promessa. Interessante. Giovanni battezza Gesù nel luogo dove ha dimorato il popolo di Israele. Per dire che cosa? Che per entrare nella terra promessa, che per entrare nel mondo di Dio, che per entrare in comunione con Dio bisogna passare attraverso Gesù. E non sono io il Cristo, ma c'è uno che viene dopo di me, che è più importante di me. Il battesimo di Gesù, che viene compiuto appunto da Giovanni, che è al di là del Giordano, è un battesimo che vuole dire non semplicemente Gesù è entrato nella nostra umanità fino in fondo, tant'è che non c'è neanche una proclamazione di Dio nel battesimo di secondo Giovanni. Nei Vangeli sinottici si sente la voce di Dio, qui non la sentiamo la voce di Dio, perché qui Gesù sta a indicare colui che è il passaggio obbligato per entrare nella comunione, nell'alleanza e nella terra promessa. Voi sapete che c'è il bellissimo racconto del bacio di Mosè, che i rabbini raccontano sulla morte di Mosè. Mosè non si sa dove sia stato sepolto, poi sono sorti improvvisamente tanti sepolcri, tante tombe, tanti santuari, ma di fatto non si sa dove sia stato sepolto. Si dice semplicemente che lui sale sul Monte Nebo, e ancora oggi sul Monte Nebo c'è un santuario che ricorda proprio Mosè. E Mosè sale sul Monte Nebo e i rabbini dicono a un certo punto, Dio dice ai suoi angeli, sentite, io glielo avevo detto, lui doveva obbedire a me, non mi ha obbedito, gli faccio vedere la terra, però lui non ci entra, non ci entra. Perché io gli avevo detto di picchiare una volta sola sulla roccia quando aveva bisogno di acqua, lui ha picchiato due volte, quindi niente. 40 anni ha portato e sopportato il popolo di Israele. Però è stato disobbediente una volta, quindi non entra. E viva la misericordia di Dio, viva la misericordia di Dio. Quindi dicono i rabbini, manda l'angelo va dall'anima di Mosè e dice, guarda, io vengo da Dio, dobbiamo tornare a Dio. E l'anima gli dice, no, io non vengo. L'anima di Mosè si ribella, gli angeli vanno da Dio e gli dicono, guarda che l'anima non vuol venire, non ci ha seguito, è rimasta giù. Il padre, scendo io, arrivo io, scende, va da Mosè e lo bacia sulla bocca. E in quel momento, in quel bacio, lo spirito di Mosè entra nello spirito di Dio. Cosa significa questa cosa qua? Che Dio non è cattivo, che Dio è buono. Che Dio fa entrare Mosè nella terra promessa, perché la terra promessa è Dio, non è una terra, non è una terra, noi non l'abbiamo ancora capita sta cosa. E litighiamo per la terra di Israele, litighiamo per un sasso che è il sepolcro, litighiamo per una pietra che è quella di Abramo, perché noi pensiamo che quelli siano Dio, ma quelli non sono Dio. Allora questo vuol dire che per entrare nella terra promessa io devo entrare, quindi per entrare in comunione con Dio, per allearmi con Dio, io devo entrare dentro al mistero che è la persona di Gesù. E allora quel battesimo, quella testimonianza del Battista è un'indicazione di quell'itinerario che è necessario fare. I Vangeli sinottici lo fanno in maniera diversa. Quando c'è la famosa guarigione del cieco di Gerico, che viene guarito, no? Lui che urla, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. E c'è la liberazione da parte di Gesù della sua cecità e prese a seguirlo.
Cioè, cosa, e Gesù dove sta andando? A Gerusalemme, dove si compie la sua vita. Allora io a Gerico entro nella terra promessa, la prima città che è conquistata, no? Ci girano intorno 7 volte e cadono tutte le mura. Io entro nella terra promessa, conquisto la terra promessa se vedo Gesù e seguo Gesù. E allora capiamo il testo di Giovanni, la testimonianza di Giovanni, che dice: io battezzo, ma sta in mezzo a voi uno che voi conoscete, colui che viene dopo di me, io non sono degno di sciogliere, di slegare il laccio del sacco, dice tutta la legge del Levirato che bisognerebbe ricordare. Dopo di me viene uno che è avanti a me perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché fosse manifestato lui, perché si possa conoscere lui. Ora, che cosa ci dice questo testo del Vangelo di Giovanni? Ci dice una cosa importante, e cioè che la vita del discepolo è sempre in funzione di una testimonianza di Gesù. L'autorevolezza del testimone, l'autorevolezza del testimone risiede nell'oggetto, soggetto in questo caso, che viene testimoniato, non nel valore di chi lo testimonia. Noi parliamo della coerenza della nostra vita, giusto? Ma ricordiamoci che il valore della nostra testimonianza sta anzitutto in ciò che noi testimoniamo. E questo è difficile da accettare, perché io posso essere anche un uomo fragile, ma la verità della mia testimonianza sta nel fatto che io testimonio Gesù, che è la pienezza. Non dobbiamo sempre pensare che la nostra coerenza sia la garanzia dell'efficacia della testimonianza. Questo vuol dire confidare in se stessi, nelle proprie capacità. Noi dobbiamo mostrare. Noi, quando ci dice sempre il solito proverbio, no? Quando il saggio indica con il dito la luna, lo stupido guarda il dito. E il problema è che noi facciamo di tutto perché guardino il dito. E non va bene questo, non va bene. Noi dobbiamo fare in modo che la gente guardi il segno che è la luna, che è Gesù. E il nostro dito può essere storto, malato, storpio, brutto, ma l'importante è che quel dito faccia segno. Certo che se c'è un bel segno, chiaro, pulito, limpido, uno dice, ma io dico sempre, l'ho sempre detto, no? I cartelli stradali, quando uno vede Milano, non è che quando vede il cartello sono a Milano, se c'è la freccia. Tu sei a Milano, sei in Piazza del Duomo, adesso per dire che è il centro, no? Non è che io al cartello dico, oh, finalmente sono arrivato a Milano, e mi indica magari che c'è scritto ancora 5 km. È così nella testimonianza, anche quando noi pensiamo alla Chiesa, ecco, finalmente sono nella Chiesa. Ma sì, va bene, sei in una bella comunità, ma sei arrivato a Gesù? No, e allora datti da fare. La Chiesa non è Gesù, La Chiesa non è Gesù. La Chiesa è la sposa di Cristo, che mi rimanda a Cristo. Non solo, poi lo vedremo se riusciamo, no? Questa dimensione sposale. Ma la Chiesa si sposa con Cristo, è la sposa di Cristo, ma non è Cristo. Cristo è il capo del corpo che è la Chiesa. San Paolo ce l'ha detto bene, chiaro. Invece diciamo, no, ma se tu sei nella Chiesa, sei già nel corpo pieno, no? Aspetta, tu sei nel corpo di Cristo, ma il Cristo è il capo di quel corpo. È il capo di quel corpo. Tu Chiesa non sei tutto il corpo, anzi, tu sei le membra, e quello che fa girare tutto è dentro al capo. Lo stomaco va anche autonomamente, ma se c'è un sistema centrale nervoso che lo fa andare, le braccia, le gambe, il cuore stesso, se prendo una botta in testa mi si ferma anche il cuore, anche se il cuore è un muscolo che va bene. Cioè, per dire che noi dobbiamo riuscire a applicare questa cosa,
Ecco perché l'autorevolezza del testimone sta nel soggetto che io testimonio, e Giovanni fa questo, come dire: non guardate me, io sono la voce di uno che grida nel deserto, preparate la strada a chi sta venendo. È la famosa immagine, poi noi siamo la voce, lui è la parola, ecco, per dire. La vita cristiana, che si fonda sull'amore incondizionato di Dio in Gesù per ogni uomo, è una vita che si fonda sulla persona di Gesù. L'essere testimoni e il testimoniare non è garanzia di successo, perché dobbiamo sempre ricordarci che io posso essere anche la persona più brava, più bella, più intelligente e più simpatica, ma le tenebre, dice proprio Giovanni, non l'hanno accolto. Le tenebre possono non accogliere Gesù. E allora questo testo ci aiuta a fare una riflessione seria su questa dimensione della testimonianza. Giovanni assediato fa segno, fa segno. Il testimone è colui che fa segno. A chi? A colui che fa un altro segno, e segna cioè il Padre. Giovanni dice: io non sono il Cristo è quello lì che è prima di me, avanti a me, più bravo di me, e quando voi arrivate lì lui vi dirà: non sono io, ma chi vede me vede il Padre. È un rimando dentro a questa dimensione della testimonianza. E allora arriviamo al secondo testo, al testo di Nicodemo. Io ne leggo una parte, poi voi lo leggerete per intero, perché vorrei farvi cogliere un aspetto importante di questo incontro, che si capisce se noi leggiamo anche i versetti finali del capitolo 2. Capitolo 2 è un capitolo, diciamo così, dove inizia quello che è il ministero pubblico di Gesù, le nozze di Cana, la purificazione del Tempio, il soggiorno di Gesù a Gerusalemme. E al versetto 23 si dice: mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Qui capite? Io vedo un segno per credere nel nome di Gesù. Il segno non è la dimostrazione di Dio, il segno è ciò che mi consente di affidarmi a Dio. Questo è la vita cristiana, affidarsi a Dio. Non dire, quelli che dico, io a volte lo dico a scuola, agli studenti, dico: a me, se venite all'esame e mi dite che credete fermamente nell'esistenza di Dio, vi boccio tutti subito, anche se sapete tutto di Giovanni. Perché a me non interessa che voi crediate nell'esistenza di Dio, ma a me interessa che abbiate capito che il Vangelo di Giovanni ci chiede di affidarci a Gesù, di credere in Gesù, non nell'esistenza di Dio, della dimostrazione di Dio. Così posso dire: adesso ti dimostro l'esistenza di Dio. Ma non l'ha dimostrata neanche Gesù, non l'ha dimostrata neanche lui. Credettero nel suo nome con i segni che faceva, si affidano al suo nome, alla sua persona. Il nome è l'identità, cioè ciò che dice la persona. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro. La fede è un fidarsi di Gesù, ma Gesù non si fida di loro, neanche di noi, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. E cosa c'è nell'uomo? Questa cosa qui, che in realtà si vuole dimostrare Dio per possedere Dio. E invece la fede è l'impossibilità di disporre di Dio, è esattamente il contrario della fede. Quindi dico: io la fede, allora per me è tutto chiaro. No, tu non puoi assolutamente disporre di Dio, non puoi vederlo, non puoi toccarlo, non puoi usarlo come vuoi. Puoi solo fare una cosa con Dio, nella persona di Gesù: fidarti di Lui, affidarti di Lui, affidarti a Lui, scusate.
affidarti. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo. Questa è la premessa, diciamo la conclusione, capitolo 3. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni, che tu compi se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Gli replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque fatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. E poi riprende la testimonianza del Battista, alcuni tratti per cercare di capire il senso un po' di questo racconto che è bellissimo. Nicodemo ritornerà nel Vangelo altre due volte, a metà e alla fine, ed è proprio un cammino pasquale quello di Nicodemo, proprio un cammino. Chi è Nicodemo? Nicodemo è uno tra i farisei, un capo dei giudei, forse faceva parte dello stesso Sinedrio, da come capiamo poi nel capitolo 7. E chi è quest'uomo? Questo è un uomo certamente importante, influente, che ha anche tanti soldi. Alla fine del Vangelo, quando si dice quello che porta alla tomba per imbalsamare Gesù, 32 chili di nardo e aloe. Non so se voi vi rendete conto cosa vuol dire 32 chili. Il nardo, basta una goccia per riempire sta stanza e lasciarla profumata per una settimana. 32 kg di queste cose qua. E oltre che uno, c'è un'esagerazione certamente, ma una persona che certamente aveva, diciamo così, delle capacità economiche non indifferenti. Un uomo da bene, ricco, potente, acculturato e sapiente, maestro in Israele, che decide di andare da Gesù. Interessante. La condizione privilegiata di quest'uomo non impedisce a lui di andare da Gesù. Si può essere sapienti, intelligenti, ricchi, ma si può essere comunque interessati da Gesù e di Gesù. E però com'è che va? Il Vangelo ci dice che va di notte da Gesù, di sera probabilmente.
Attenzione, dire di sera, se uno oggi va in giro, io arrivando qui con la macchina mi avranno filmato almeno 800 telecamere, no? Quindi si sa dove sono andato questa sera, di notte nell'antichità non vedeva niente nessuno, le strade non erano illuminate, non avevano le telecamere. Quindi si va nella clandestinità, ma la notte per Giovanni che cosa rappresenta? Rappresenta anche l'oscurità. Quest'uomo è timido, forse, quest'uomo non ha il coraggio di esporsi, può darsi. Certamente in questa scena lui è così. È un uomo che va verso Gesù, che sarà poi indicato come luce del mondo, quando ci va mentre è nel buio. Brancola nel buio Nicodemo, in un certo senso. Se volete, vede uno spiraglio di luce, gli sembra che ci sia della luce, va lì, ma è un movimento che avviene nelle tenebre. La fede non è un cammino trionfale, non è un cammino trionfale, si cammina nelle tenebre, si fa fatica per arrivare a credere, avere una fede autentica in Gesù. E ci va in una notte particolare, la notte di Pasqua. Quella festa era la festa di Pasqua. E Gesù aveva compiuto un segno importante, aveva purificato il Tempio. E quest'uomo aveva in un certo senso creduto probabilmente, come dice appunto il Vangelo poco prima, molti credettero nel suo nome e forse c'era anche Nicodemo che ha creduto e glielo dice: Rabbi, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. È una professione di fede questa. Nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Pur essendo nella notte, pur essendo dentro a questa condizione di ambiguità, di timidezza, pur essendo l'esponente di un mondo che non era tra i più trasparenti di questa terra, il mondo politico e religioso di Israele, che era un mondo colluso, un mondo dove ci sono tanti interessi, appunto anche religiosi e politici insieme, però quest'uomo riesce a vedere qualche cosa. E quest'uomo è un uomo che è anche ben ancorato a quello che è la tradizione di Israele, nel senso che sa quelle che sono le cose di Israele, sa che uno non può fare queste cose se Dio non è con lui, perché sa quello che hanno fatto i profeti, e i profeti hanno agito ed erano accompagnati da Dio. Gesù, di fronte a quest'uomo che gli va incontro, sa quello che c'è nel suo cuore e inizia un dialogo con lui. E che cos'è che dice Gesù? Gesù esordisce con un'espressione molto particolare: in verità ti dico. Questo in verità è il famoso doppio amen del Vangelo di Giovanni, che ha solo Giovanni. Nella fede io ti dico. Potremmo tradurlo così: amen è il verbo della fede. In fede io ti dico. Come a dire, quello che io adesso ti dico è quello in cui tu dovrai credere, su cui dovrai fare affidamento, su cui dovrai appoggiarti. E che cos'è che gli dice? Gesù gli dice che per vedere il regno non basta vedere dei segni. Non basta la dimostrazione di qualcosa di straordinario. C'è un affidamento che va fatto a quella manifestazione e rivelazione. Capite cos'è la fede? Com'è difficile far capire che credere non è dimostrare qualcosa, ma è affidarsi a qualcuno. E questo, dice Gesù, è possibile solo rinascendo dall'alto, facendo l'esperienza di Dio attraverso il dono del suo Spirito. E
Di fronte a questo c'è la domanda: ma come si può rinascere dall'alto quando si è vecchi? Lo dice Gesù: quello che nasce dalla carne è carne, quello che nasce dallo spirito è spirito. Cioè il cammino di fede è un cammino che coinvolge il nostro spirito e coinvolge lo spirito, che è lo spirito di Dio. La vita spirituale, la vita di fede, è qualcosa che va al di là di una semplice logica umana e mondana. Guardate che se non capiamo questa cosa, noi ci spaccheremo sempre la testa contro il mistero di Gesù e non caveremo fuori niente da quel mistero. Cioè faremo atti di volontà, vivremo di un volontarismo a volte eroico che non arriva alla fede, che non arriva all'affidamento. C'è una bella espressione che ha usato in uno dei suoi ultimi libri Enzo Bianchi: mollare la presa, no? Lui lo dice a proposito dell'anzianità. La fede è mollare la presa, la fede è mollare la presa. Lasciare che ci sia una logica diversa, che è la logica dello spirito. Cioè dire: io non tengo più tutto nelle mie mani, ma io la mia mano la apro e mi affido. Come la mano di Pietro che affonda nelle acque del lago, tende la mano, la apre e il Signore lo prende. Questa è la fede. Uomo di piccola fede, gli dice Gesù in quella circostanza. Apri sta mano, molla un po' la tua presa che vuoi sempre, lascia che sia io a prenderti, no? Lascia che ci sia una logica spirituale, lascia che lo spirito ti aiuti a contemplare. Madonna, non abbiamo fatto niente quest'anno per l'Avvento e la Quaresima, abbiamo guardato il mistero di Gesù, sì, bene, abbiamo fatto quello che era necessario, ma un'iniziativa di carità, dai, che sì, possiamo anche farle, va bene. Ma possiamo anche decidere un anno di metterci lì e di contemplare. Perché questa è un'opera già, eh. Il problema è che noi pensiamo che le opere sono solo aiutare le persone, indubbiamente, eh. Io non sto dicendo una comunità cristiana che canta appunto i salmi, le lodi e basta. Ma l'opera è contemplare, è rinascere dall'alto, non secondo una logica umana, dice Gesù a Nicodemo. È entrare in una dinamica che sfugge, che sfugge. Il vento non sai dove viene e dove va, l'altro giorno ha spaccato su tutto e non ha fatto niente nessuno, perché non puoi fare niente con il vento, non puoi fare nulla, non sai da dove viene e dove va, anche se ci sono i sistemi per capire, no? Viene da nord, viene da est, e poi dopo che hai saputo viene da nord, da est, la fai, quello si mette a girare e spacca su tutto. È una realtà sfuggente, come sfugge a noi quel mistero di Dio, che noi non riusciamo a possedere. Dio non lo prendiamo, Dio non lo prenderemo mai. E Gesù dice a Nicodemo, che gli chiede: come può accadere questo? E lui gli dice: tu sei maestro in Israele e non sai queste cose. Certo che non le sa, e non può saperle queste cose, e non può saperle Nicodemo. Perché? Perché il vero mistero, per poter entrare in questa dimensione, dipende dalla rivelazione di Gesù, dipende dalla manifestazione di Gesù. E allora Gesù inizia il discorso: il figlio dell'uomo non è venuto nel mondo per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Cioè si rinasce dall'alto se ci si lascia investire da quella rivelazione che è la rivelazione di Gesù. E qual è la rivelazione ultima di Gesù? La rivelazione ultima di Gesù è esattamente il mistero della sua passione, morte e risurrezione. Il figlio dell'uomo, come il Mosè nel deserto ha innalzato il serpente, deve essere innalzato anche lui. È la logica e la dinamica della morte
capitolo 12 è la chiave di lettura del Vangelo di Giovanni. Se voi volete capire il Vangelo di Giovanni, 12, 23, lì dentro c'è tutto quello che serve per capire questo Vangelo. La glorificazione attraverso la morte. I greci che vogliono vedere, no? Ve lo leggo perché è bellissimo. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinano a Filippo, che era di Bethsaida, di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. La gloria di Dio. Attenzione, qui c'è la manifestazione piena di Dio. In verità, in fede, amen, amen, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce frutto. La glorificazione di Gesù è dentro alla morte. E aggiunge Gesù subito dopo: chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. E aggiunge: se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Dov'è Gesù? Sulla croce, nella morte. Allora il cammino per rinascere dall'alto è accettare che ci sia un cammino di abbassamento, di morte, di umiliazione, perché lì dentro si manifesta fino in fondo la verità di Dio e il volto di Dio. E allora io posso diventare davvero maestro in Israele e capire chi è quel mistero che mi sta di fronte, e mi posso affidare a quel mistero. Qual è la dimostrazione di Gesù che sta sulla croce morto? È la dimostrazione di Dio. Io so che voi avete già la risposta, no? La dimostrazione è che Gesù sia risuscitato, ma quello è oggetto di fede. Anche quello non è dimostrazione. Mi devo affidare a quel mistero. Così come mi devo affidare a quel morto che è appeso sulla croce, senza vita, e poter dire come centurione: quest'uomo veramente era il figlio di Dio. E guarda caso, Nicodemo ritornerà. Io vi lascio solo l'indicazione al capitolo 7, versetti 40-52, e poi alla fine del Vangelo, siamo al capitolo, che non ho messo la citazione, quando vanno a prendere il corpo di Gesù, capitolo 19, versetti 38-42. Capitolo 7, c'è la discussione. E quest'uomo però non va bene, dice cose brutte. Ma noi possiamo condannare uno senza prima averlo interrogato, dice Nicodemo. Nicodemo incomincia a dire: aspetta un attimo, io l'ho incontrato Gesù, mi ha parlato Gesù. Cerchiamo di capire chi è Gesù. E poi, al capitolo 19, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto andò a prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse, vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato a lui di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre, 32 chili. Cioè, per dire che quel cammino che Nicodemo inizia di notte si conclude con l'incontro, con il mistero, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Allora questo cosa sta a dire? Sta a dire che adesso la scelta di Nicodemo è piena. Adesso Nicodemo è rinato dall'alto, è rinato nella fede. È una vita che si è affidata, che ha lasciato che lo Spirito di Dio agisse dentro di lui e lo portasse fino in fondo alla pienezza di una fede che diventa un affidamento pieno, così pieno da prendersi carico
di quel corpo e di seppellire quel corpo, di mettersi a disposizione di quel mistero, appunto, che è il mistero della vita di Gesù. Ecco, io credo che questi due testi davvero siano due testi importanti, che ci presentano due dimensioni: la dimensione del testimone, di colui cioè che nell'incontro con Gesù è portato ad indicare Gesù, e la vita di Nicodemo, la vita di un uomo che si muove sulle orme di Gesù e pian piano compie un cammino che lo porta a riconoscere quel mistero e ad affidarsi a quel mistero. E quel mistero è il mistero della sua passione, morte e risurrezione. Quel mistero che Gesù gli anticipa, lui lo vedrà realizzato pienamente, e a quel mistero lui si affiderà, consegnando appunto la sua vita. Ecco, credo che, diciamo così, la vita, io avevo scritto appunto questa espressione, la vita di Nicodemo si illumina davvero di immenso, no? È dentro la notte della fatica di credere, di affidarsi, di consegnarsi, ma alla fine l'incontro con Gesù lo illumina. È un processo, perché questo è il processo della fede. E se noi vogliamo vedere in Nicodemo un personaggio che ci indica un cammino di fede, dobbiamo dire: la fede è un cammino, non è una decisione di un istante, non è un colpo di fulmine, ma la fede è un cammino che si fa passando dalle tenebre alla luce, arrivando a riconoscere appunto che Gesù è veramente la luce del mondo. Io mi fermo perché il tempo è quello che mi è stato assegnato, e magari posso mandare via mail il testo, perché ci sono tante altre cose, poi le potete leggere. Grazie dell'ascolto.